Lulu. Hola Luis, ¿cómo estás? Bienvenuti in questo nuovo video. Prima di andare avanti con il video, volevo salutare la personcina che ha commentato di più nello scorso video ed è Giada. Ti mando un bacione enormissimo. Se volete essere salutati anche voi nel prossimo video, basta che commentate perché potete sotto questo. E allora, la mia sorellina ieri è venuta a dormire da me. Eccola lì, perché stavo morendo con la cistite, almeno mi dava una mano e mi faceva compagnia con i bimbi. Stiamo per andare a Rimini perché appunto domenica la Yusi sta venendo qua in teoria perché dobbiamo partire, lei deve fare una collaborazione in un albergo, però la devo aiutare ad andare in quella strada. Ci dobbiamo preparare velocissimamente. Ok, Mati è prontissimo. Solo che mi ha detto che vuole un lullo. E allora glielo facciamo un lullo. Ah, guarda, papà te l'ha lasciato già pronto. Vuoi? Tieni. E si è scaricato. E poi non parla al 26% quando ho aperto un gioco. Allora, qui c'è Mati. Alla fine l'ho cambiato, gli ho messo una canottiera perché sono andata in cucina ed è caldissimo. Qui non, ancora non arriva il caldo perché c'è l'ombra. Però dato che siamo andati di là c'era il sole, è caldo, quindi gli ho messo la canottierina. Ora, intanto che Dylan dorme, mi vesto io. Allora, io mi sono già vestita. Oggi mi sono messa questi, amore mio, madonna, questi pantaloncini con questa magliettina e ho sistemato la collettina di Mati. Adesso devo svegliare il piccolo cinesino e a lui gli metterò. Allora, il pannolino glielo devo cambiare. Questi pantaloncini con i pesciolini e questo body. E questo qui già ce l'avevo, poi l'altra volta sono andata a comprare le cose per i bambini e ho visto questo qua, glielo devo comprare. E metto questo, poi mettiamo le ciabattine tutti quanti e poi in teoria siamo pronti. E il borsone è lì, l'ho già preparato. Mati ha fatto colazione, lui l'ha presa proprio mezz'oretta fa, 20 minuti fa, quindi dovrebbe essere a posto. Basta, ci siamo. Ok, è arrivata mia sorella con il suo pianzato. Qui c'è Mati che sta scendendo e partiamo. Ok, siamo in macchina e mia sorella è nel parco, cioè è proprio parcheggiata qui dietro. La Mati viene con me e dice Dido. Le ciabatte che si perde. Siamo arrivati a casa di mia mamma e i bambini stanno mangiando. Qui c'è Mati con la sele, qui c'è Dido che continua a mangiare e qui c'è la mia mammina. Allora, prima di venire qua ho accompagnato mia sorella che doveva fare una collaborazione, che l'ho accompagnata per le strade e poi dopo sono venuta qui a casa, dopo lei dovrebbe arrivare. E niente, non so che cosa faremo oggi, però lo sapete già che io la domenica vi porto sempre. Ho portato il bambino di Mati e tutto quanto e adesso l'ho lasciato solamente con la magliettina, senza un pannolino, né mutandine e niente, perché se ha le mutandine sembra che ha il pannolino, quindi l'ho lasciato così e vediamo come va. Gnami, 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 da. Guarda la sele, guarda. La sele, Bravi. È finito, comprendi, Siete, campione. Siete bravissimi. Che ora pensandoci, mi sa che non vi ho detto, ma abbiamo iniziato, oggi è il quarto giorno di spandellinamento con Mati e... No, Dido, vieni qua, cinesino, cino, cino, cino. Ciao, bebè. Aspettate. Ah, sì, mi ha detto infatti che la usava per quello. Sì, infatti, brava, brava. E come vi dicevo, abbiamo iniziato. Allora, il primo giorno è stato tosta, perché ovviamente era una cosa nuova per lui e durante tutto il giorno l'aveva fatto addosso un bel po' di volte. E poi la sera da solo lui ha preso e stava mangiando sul seggiolino, è sceso e ha fatto la pipì da solo. Il giorno dopo all'inizio è stato un po' tosta e si era fatto la cacca addosso e anche la pipì e poi le altre volte l'ha fatta sempre da solo. Ogni tanto lo vedo i suoi movimenti come fa, lo portavo nel vasino, alcune volte discutiamo. Però dai, cerco di farlo andare. Ieri invece è stato bravissimo, l'ha fatta tutte le volte da solo. Infatti io mi ero addormentata anche, lui è andato da solo nel vasino.
e siamo anche usciti, siamo andati a Mal Mac a comprare in macchina, dopo siamo tornati a casa, però non l'ha fatta per niente, non se l'è fatta addosso. E oggi, dato che abbiamo fatto tipo da Misano a Rimini, ci abbiamo messo un bel po', perché poi ho dovuto accompagnare anche mia sorella lì che doveva lavorare, e le ho messo il pannolino e l'aveva fatto nel pannolino. Però adesso siamo arrivati da mia mamma e ho portato pasticcione, il vasino, e l'ha fatto da solo. L'ho visto che si stava muovendo un po', visto qua, se toccava il pipino l'ho portato nel vasino e l'ha fatto. Quindi per adesso stiamo andando benissimo, dopo vi farò un video apposta e facendovi vedere tutto quanto e di come è iniziato tutto questo. E niente, però dai, sono felice, speriamo di riuscire a togliere il pannolino, cioè come si dice, totalmente, perché adesso la sera ancora glielo metto. Vediamo adesso come va. Sono arrivati la Sciollilli con mia sorella, così giocano i cuosi. Solo che si è appena svegliata la Madison, se no è tremenda, lei salta sempre addosso a Dylan e se lo mangia. Ok, scendiamo e no, io sembra guardate mia mamma, sembra veramente che va in vacanza o che sta traslocando con tutte le robe. No, andiamo con in città, andiamo in piedi. Stiamo andando alla fontana. No, cosa faccio sentire? Siamo arrivati in centro, abbiamo parcheggiato, ora stiamo andando verso la fontana e Mati e Dylan si sono addormentati. Qui c'è Mati, qua c'è Dido, qui c'è la mamma, la nenne, la Kiki e dietro la falsa. Siamo arrivati. Allora, adesso la mia mamma vi spiegherà, perché ha detto che nel video della Yusi molti si sono lamentati che questa qui non è una fontana per fare il bagno. Ecco, hanno rotto le palle, che dicono che qua non si può. Ma la Marisol vi spiegherà. No, ma questa fontana è fatta apposta per fare giocare i bambini con l'acqua. Esatto. Non è una fontana per guardare. Ecco. È fatta questo. Siamo di Rimini, quindi sappiamo perché cosa fare. Se no quindi ci sono, ecco. Non soltanto gli Aguilera vengono a fare i casini. Cioè, è fatta ce ne sono un sacco di bambini vengono che vengono. I bambini tutti i giorni si fanno, giocano, è un per giocare, ecco, con l'acqua. Così la gente non rompe le palle nei video della Yusi. I miei follower sono bravissimi, della Yusi no. Però lo spieghiamo comunque, così qualche gente che ha il dubbio ormai lo sa. E quindi sì. No, la Serena lì stava facendo la doccia con la ciabatta. E guarda che l'ho perseguita con la ciabatta. È piena d'acqua. Tutti questi. Il mio cinesino si è svegliato, il mio cinesino. Comunque questo qua l'ho preso su Shane, stupendo, ve l'avevo fatto vedere nell'ultimo video. Meraviglioso. Lo porto sempre in giro, c'è il pile. Non voglio che accende da qui. Non voglio che si guardate, gli guardano i capelli. Ora siamo stati qui un bel po', è stata una bellissima, un bellissimo pomeriggio, abbiamo registrato un po' di tiki tiki e abbiamo già vestito i bambini che sono pronti, eccoli Mati, lì c'è la Sele, qua c'è Fido che è un po' arrabbiato, adesso andiamo a far merenda che i bambini hanno fame e andiamo. Palla! Vieni Mati, forza! Non ti voglio perdere! Dai sempre avanti, bravissimo, sali lì, sali. Wow, 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 gli vuoi la mano? Sì, sì o no? Sì. No, ok, niente mano, ok. Wow, 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 Maggi. Vieni, Mati. Mati. Devi aiutarmi, amore. Mati, ma così gli dai fastidio alla nonna? Vieni qua, dammi la manina, guarda che andiamo a prendere il gelato, vieni a vedere qua, vieni, vieni con la mamma, vieni, vieni a vedere, vieni. Oh, madonna santa. Stiamo andando al Pelicano a mangiare un po' di gelato, la Yusi si è fermata in questa gelateria un attimo a prendere la granita, che lei ne va ghiotta come le tartarughe. E la nonna sì, mi ha chiesto di prestare il passeggino perché le si appoggia, quindi gliel'ho dato. Poi qui c'è mia mamma con la Kiki che stanno spegnendo la Sciollilli e lì c'è Mati che adesso lo tengo sempre davanti a me, proprio perennemente, cioè non può stare da dietro di me. E niente, andiamo appunto al Pelicano.
Siamo andati alla gelateria. Io si rimane fuori perché è brutta. Ecco qua, ma wow, gnami 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 gnami, bravissimo. Vi devo assolutamente raccontare una cosa. In pratica stavo mangiando il gelato e aspettate, ok, perché la qualità non era quella giusta. Abbiamo preso il gelato, Matti ha mangiato pochissimo. Però allora mi fa: mamma mamma, cacca cacca cacca. Io ho detto vabbè, portiamolo, tanto se la farà addosso. Lo porto in bagno, lo siedo. È la prima volta che siamo fuori e che anche se ha il pannolino me lo dice: mamma cacca, l'ho portato in bagno. Lui non ha mai fatto la pipì nel bagno, solo nel vasino. E è stato bravissimo. Ha aspettato che gli togliessi il pannolino, gli ho passato i pantaloncini appunto, l'ho saltato sul water e ne ha fatta un sacco. Sono sbalordita dall'intelligenza di questo bambino. Sono 4 giorni che proviamo a togliere il pannolino ed è già così bravo. Vi giuro, non riesco a crederci. Sono veramente fiera di mio figlio. Bravissimo. Cioè, proprio sono sbalordita. Sì, la donna. Non credo di essere stata l'ultima volta, però io in questo momento. Siamo venuti a fare una passeggiata qui. Che ormai stanno chiudendo, però c'è il mercatino del usato. Delle cose vecchie. Quindi andiamo. Vediamo uno che ha per il campo della scuola. Dimmi amore! Entrate un attimino all'HM, vediamo che cosa. Anche la sorella voleva cercare dei vestiti e stiamo guardando un po' di roba. Ci sono delle cose carine. L'unica cosa che, come avevo detto l'altra volta, è carina questa. Io di solito mi prendo le cose su Shein perché almeno non spendo. Bello questo. Però questa volta non mi hanno più chiamata per i vestiti, solo per le cose di casa. Vedi? Questa è carina. Ah, è bella. Carina che... Cosa sarà, una maglia o un vestito? Ah, un vestito questo. Carino, solo che se non avesse queste spalline grosse, tipo fino qua, sarebbe bellissimo. Però con le maniche lunghe è così brutto. E niente, alla fine mia sorella si è presa una maglia che l'ha messa adesso, adesso ve la faccio vedere. Mia mamma ha preso 2 maglie. Mattias! Mi ha ventilato il portatile. Io ho preso delle mutande che mi servivano e basta. Però costavano 20 euro. Vabbè, non è che ne ho preso solamente una, era tipo 5-6. Però dai, ci sta. Questa maglietta presa da Yusi, molto elegantosa tipo. Non è da lei. Ok, Matti ha iniziato a dirmi subito pipì 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 dopo che siamo usciti dall'HM, solo che non trovo nessun bar e che, cioè, erano proprio ristoranti di ricconi proprio. Finalmente avevo trovato uno, però era chiuso. E niente, gli ho detto: Matti, falla in piedi, falla in piedi. Non riusciva, non riusciva, non riusciva. Gli ho detto: falla qui per terra. Non voleva. Abbiamo trovato un tombino, ragazze, l'ha fatta lì. E non l'ha fatta finché non ha trovato un posto dove farla. E aveva il pannolino. Ora, io ho mangiato una piedina con l'insalata che ha fatto la nonna, la piedina l'ha fatta mia mamma, l'insalata che ha fatto la nonna e un po' di mozzarella. Adesso vado a farla da c'è ai bambini che hanno già mangiato, poi dopo iniziamo a partire perché sono già le 11. Mia mamma che dice le sue robe. Meno male che l'ha detto velocissimamente in spagnolo perché sennò... Ok, i miei pupini sono lì, lì c'è Mati, lì c'è Dito che mi sta prendendo la tortellina, siamo appena arrivati a casa e... C'è un sonno della madonna, non vedo l'ora di andare a dormire. E sì, beh, c'è a casa, quindi adesso lo chiamo per dirgli di aiutarmi a portare i suoi pupi e basta. Domani poi è il suo giorno libero e quindi registreremo perché faremo qualcosa.
E niente amore, io spero tanto che questo video vi sia piaciuto e fatemi sapere nei commenti se volete un video in cui vi parlo un po' dello spannolinamento di Mati. Per qualsiasi domanda lo sapete già nei commenti del mio Instagram, che lo lascio qui e anche giù nell'info box.